Il fatto che il porto di Pescara debba rientrare sotto l'autorità portuale di Civitavecchia e non di Ancona non è semplicemente per un fatto di campanilismo. Se ci può spiegare bene quali sono i motivi più importanti? Ortona e Pescara, che sono i due dei nostri porti a valenza nazionale, le autorità portuali sono il contraltare del Ministero delle Infrastrutture quando si decidono i finanziamenti per potenziare e mantenere la portualità abruzzese e nazionale. Se non sei a quel tavolo non intercetti i finanziamenti. Allora è evidente che noi per i coefficienti della legge nazionale non riusciamo ad avere un'autorità portuale autonoma, ma vedo ben difficile che Ancona come autorità portuale si sieda al tavolo col Ministero e chiede i soldi per il suo porto concorrente. Allora è evidente che noi non possiamo essere sotto il gioco di Ortona, ma per ottenere i finanziamenti necessari allo sviluppo di Ortona, commercio, Pescara, turismo verso la sponda dei Balcani, dobbiamo avere un'alleanza con il Tirreno e non una concorrenza sull'Adriatico. Quindi dobbiamo tornare a collaborare con l'autorità di Civitavecchia. Ora, governo Renzi nei confronti dell'Abruzzo ci ha regalato l'assenza sulla ricostruzione dell'Aquila, l'aumento delle tasse aeroportuali che ci faranno chiudere l'aeroporto e ci fa stare sotto il giogo di Ancona. O D'Alfonso risistema queste vicende o è meglio che smette di fare il Presidente della Regione, perché per il resto sono solo chiacchiere. Parlando del porto, lei prima ha nominato anche il problema della diga foranea, che in realtà è il vero reale problema del porto di Pescara. Ci può spiegare un po' meglio? Quando fu realizzata la diga foranea, che fu realizzata male, fu realizzata per volontà della direzione alle opere marittime di Ancona, e oggi tutti i problemi o la maggior parte dei problemi che noi abbiamo di insabbiamento, di erosione e di inquinamento sono il frutto di quella scelta progettuale sbagliata che ha posto all'uscita del porto canale di Pescara un tappo grande alla base come un campo da calcio. Ora, se quelli sono i presupposti della collaborazione con Ancona, conviene fare di tutto per collaborare con Civitavecchia.